ben 170 i partecipanti al raduno dei falchi 4x4. Nel Vallo di Diano, il club dei falchi 4x4 hanno saputo individuare un percorso panoramico, ma allo stesso tempo con varianti hard, con diversi punti dove i molti partecipanti, giunti da tutta Italia, hanno incontrato serie difficoltà. Tutti radunati a Sala Consilina per la partenza, che dalla zona centrale della città ha visto sfilare i partecipanti lungo il percorso molto articolato, dopo essere passati nei Monti della Maddalena, attraversando fanghi e roccia in salita, poi proseguendo verso Padula e passando per la millenaria città di Cosilinum, antica Padula. Costeggiando l'eremo di San Michele, alle Grottelle, si è giunti sotto le mura megalitiche risalenti al XII secolo a.C., da cui abbiamo potuto ammirare dall'alto la Certosa di Padula, patrimonio dell'umanità. La più grande d'Europa, edificata ai piedi del centro storico di Padula, situato al centro della valle denominata Vallo di Diano, un tempo lago pleistocenico. Per i partecipanti al raduno che hanno preferito giungere nella valle il giorno prima, il club ha offerto tariffe vantaggiose presso il prestigioso albergo Villa Cosilinum, situato nel borgo antico di Padula. Appena superati le mura del sito archeologico di Cosilinum, i tantissimi partecipanti si sono trovati nel mezzo della pineta di Mandrano, zona incontaminata, dove a causa dei continui giorni di pioggia, alcuni fossi naturali che si trovano sul tracciato si sono riempiti d'acqua e fango, rendendo molto difficile il passaggio. Qui la differenza l'hanno fatta i mezzi. Dopo la zona detta Campitelli, i fuoristradisti si sono portati nella fangaia denominata Conga dei Giunchi. Alcuni meno dotati hanno preferito utilizzare le varianti alternative per evitare inutili danni meccanici ai propri mezzi. Passando per il Monte Romito, a quota 1500 metri, i partecipanti hanno avuto la possibilità di ammirare dalla Cappella dell'Eremita tutti i paesi del Vallo di Diano, prima di giungere nel territorio di Montesano sulla Marcellana, attraversando una natura incontaminata dove crescono indisturbate le orchidee che caratterizzano questi monti della valle. Nei terreni di montagna del Vallo di Diano, nei pressi della fangaia di Campolongo, alcuni componenti dell'organizzazione che garantivano la dovuta assistenza ai tanti partecipanti si sono adoperati per arrostire carne e funghi del luogo, il tutto condito con melissa e timo del Romito e annaffiato con ottimo vino locale, senza dimenticare la mozzarella fresca del caseificio Campolongo, di cui è proprietario il presidente del club Falchi 4x4. Ma tralasciando questo aspetto gustativo del raduno, il clou della manifestazione si è avuto nella fangaia, dove si è potuto dar sfogo ai giochi. Qualcuno è riuscito a cavarsela con le proprie ruote, altri hanno avuto bisogno dell'assistenza per levarsi dagli impicci.
arrivata la sera dopo 7 ore circa di percorso, un bel passaggio nel fiume ha contribuito a togliere un bel po' di fango accumulato sui fuoristrada. Il raduno è terminato quindi presso l'uscita